faccio una domanda un po' ovvia, tipo, quali sono le sue opinioni riguardo questa nuova edizione del festival di quest'anno? Quali traguardi avete raggiunto e anche quali sacrifici, quali rinunce avete dovuto fare per insomma, i tempi che corrono? Va bene, cominciamo dalle rinunce, che è più semplice, okay. Presto a contarle. Immaginavo. Le rinunce sono intanto le giornate di programmazione del festival, che sono molto, sono diminuite in questi anni. Se io penso che nel 2008 abbiamo fatto un festival che cominciava il 30 giugno e finiva il 3 agosto, con praticamente soltanto i lunedì di riposo, mi dà la misura di che cosa è diventato, insomma. Oggi le giornate di programmazione mi sembra che siano 11 in tutto. Naturalmente questo comporta anche il fatto che abbiamo dovuto rinunciare a un numero più vasto di dimore sabaude toccate, perché insomma, sempre in quegli anni erano sempre 8-9 e adesso sono 5-6. E soprattutto qualche spettacolo gigantesco che non possiamo più permetterci per ovvi motivi, che significa anche sapere preventivare all'inizio che rinunci a dati numerici importanti per quanto riguarda il pubblico. Dico questo perché siccome è una delle ossessioni che la politica culturale di questi anni ci mette addosso, avete diminuito il numero di spettatori, l'avete aumentato, come mai soltanto 300, perché avevamo un teatro di 300 posti e ce n'erano 320, quindi vuol dire che li abbiamo fatti sedere sulle scale, ma insomma di più il teatro non può fare, a meno che vada a Venaria con uno spettacolo di fuoco e di acqua, come abbiamo fatto nei primi anni spesso, come sapete, e che adesso non possiamo più fare, insomma, ovviamente. Ecco, queste le rinunce. Per il resto credo che anche le rinunce, come sempre accade, anche in tempi di economia di guerra, insomma, si crea la margarina, si crea la cioccolata, il surrogato, insomma, ci si arrangia. In questo caso non ci siamo arrangiati, ma sicuramente, secondo me, dovendo selezionare duramente pochi spettacoli, meno spettacoli di un tempo, e comunque cercando assolutamente di mantenere la qualità, tutto questo imprime evidentemente al festival una maggiore compattezza, una maggiore, come dire, un maggiore smalto e un livello qualitativo sicuramente molto più alto di prima, non perché non ci fosse prima, ma perché ovviamente annegato in 60 spettacoli era statisticamente inevitabile che qualche spettacolo fosse meno forte di altri. Oggi che ce ne sono esattamente la metà, ne siamo mi pare a 31, ovviamente quel tipo di rischio è molto attenuato. In più la programmazione è ormai compatta intorno a 3 weekend, comincia il giovedì al massimo, ma qualche volta anche il venerdì, e si conclude la domenica. Questo favorisce molto il turismo culturale anche da fuori in Piemonte. È più facile, vedo gli oltre 50 giornalisti stranieri che abbiamo quest'anno si sono organizzati molto meglio intorno a questi weekend, ma anche i giornalisti italiani che arrivano da Milano, da Bologna o da Roma, e ovviamente è molto più facile scegliere nel programma del festival il weekend che piace di più e decidere di passare un weekend anziché a Macerata, a Torino, alle dimore sabaude del Piemonte, insomma. Io personalmente, e concludo, sono molto soddisfatto del livello e della qualità del festival di quest'anno, tanto perché ci sono artisti importantissimi: Lula Paiva, Claire Cunningham, Tim Rushton, Gandini, Peppin' Tom, insomma la compagnia Peppin' Tom, che è la seconda volta che viene in Italia, ma la nostra festival la prima, che comunque è una compagnia sconosciuta in Italia, ma insomma Blanca Lee, che ha inaugurato insieme ad Amanda Lear il festival, insomma è un festival davvero molto, molto curioso, molto attrattivo, molto
in certi momenti davvero entusiasmanti, insomma, ho visto alcune serate con davvero entusiasmo, quindi mi pare che appunto l'economia di guerra abbia comportato una riconversione felice verso certe direzioni. Poi ci auguriamo tutti che l'economia di guerra passi, ormai siamo, sprechi non ne abbiamo mai fatti, ma insomma il rischio dello spreco non ci dovrebbe più essere, anche perché saremmo talmente preoccupati di quel po' di risorse in più che potremmo riuscire ad avere da saperle amministrare bene. Tutto per il fatto che diceva appunto, dicendo che comunque è molto soddisfatto di come sta andando il festival quest'anno. Questo vuol dire che anche se appunto ci sono questi importanti tagli alla cultura in tutta Italia, comunque queste manifestazioni riusciranno a sopravvivere e ad andare avanti ugualmente. Che pensavo ad esempio al balletto dell'Esperia, che se ne discuteva l'altro giorno. Ma insomma, noi finora siamo riusciti a sopravvivere, se la tendenza resta questa non riusciremo a sopravvivere neanche noi, perché non è che si possa, siccome non abbiamo mai messo così fondi segreti in Uganda o negli offshore, quando avevamo soldi li spendevamo per l'attività, e se io penso che dal 2008, dall'anno, insomma nel 2007 è stato accolto dal Ministero il progetto del festival con un finanziamento enorme, oggi ci pare addirittura una favola, ogni tanto mi chiedo se era vero il finanziamento che ci hanno dato, perché ci hanno dato per 3 anni 1 milione di euro, per tre anni di festival un milione ciascun anno, al quale la regione, erano in parte cofinanziati Stato Regione, al quale la regione doveva corrispondere altrettanto per rendere operativa l'erogazione di quel milione del Ministero, e la Regione Piemonte accettò di farlo. Quindi noi nel 2008 abbiamo avuto soltanto dallo Stato e dalla Regione 2 milioni di euro sul festival, dopodiché c'erano ovviamente altri contributi, la Compagnia di San Paolo eccetera eccetera, poi c'erano gli incassi, però 2 milioni li abbiamo usati per quel festival 2008 che è lì indicato, e che appunto, come vi ricordavo, 30 giugno e 3 agosto, vedete c'è scritto, un grande festival con 3, 6, 8 di Mori Savaude, città, luoghi, sedi di Mori Savaude toccate. Allora, dal 2008 a oggi noi abbiamo perso soltanto da Stato e Regione quasi 1.400.000 euro. Questo dalla misura della quantità dei tagli subiti. Allora, è evidente che se noi avessimo avuto 50.000 euro e oggi avessimo i 600.000 euro che più o meno abbiamo da Stato e Regione, ci considereremo ricchi, ma passare da 2 milioni a 600.000 vuol dire oltretutto che l'azienda, anche per rispondere all'impresa, insomma la fondazione, anche per rispondere a quel tipo di domanda che veniva dal Ministero nel darci quei soldi, perché ovviamente quei soldi erano dati per un grande festival internazionale che avesse un impatto enorme sulla promozione delle Dimore Sabaude, ma anche rispetto all'Europa, eccetera. Quindi ti devi attrezzare, oltretutto un festival nelle Dimore Sabaude vuol dire dei costi di infrastrutture enormi. Io mi ricordo quell'anno quando abbiamo fatto lo spettacolo inaugurale della Venaria con i fuochi di Group F, le foto sono là in quell'angolo, sul bacino della Venaria, abbiamo dovuto portare 1,5 km di cavi elettrici dal luogo ad ingresso della Venaria Reale, dove c'era la presa di corrente al luogo dove si facevano queste cose, portare in sicurezza il percorso degli spettatori, cioè sono cose che hanno dei costi di decine e decine di migliaia di euro, ovviamente, per dire, sono
professioni di sicurezza, ingegneri, esperti di sicurezza, artificieri e società. Ce n'è una per fortuna vicino a Torino che è la più accreditata d'Europa, quindi in Italia anche queste eccellenze tecnico-artigianali che molto spesso sono, noi non conosciamo ma che esistono, ma ovviamente su costi, che significa mobilitare decine di tecnici, di operatori, di lavoratori per un tempo lungo. Per cui attrezzati per quel tipo di risposta al protocollo ministeriale è stato molto duro di anno in anno ridimensionare la nostra potenza di fuoco, che voleva dire ovviamente rinunciare a delle collaborazioni, lasciare a casa molti collaboratori a tempo determinato, insomma scritturati per il tempo del festival che avevamo, rinunciare a uno dei due uffici stampa internazionali, e questo è un mi fa più male, ma insomma abbiamo dovuto rinunciare a quello che si occupava in particolare dei paesi dell'est, infatti da qualche anno ci mancano quei paesi. Abbiamo dovuto rinunciare a spese di comunicazione, noi nel 2008 abbiamo speso in comunicazione 360-370 mila euro e adesso siamo a 43 mila euro. Non si può qua dire quanto abbiamo speso, Dio mio, per comunicazione. Cioè, insomma, vuol dire tutte queste cose. Per cui io credo che siamo arrivati veramente alla soglia minima di sopravvivenza per continuare a garantire la dignità e l'eccellenza qualitativa e la visibilità di un festival di queste ambizioni internazionali. Se continua così, forse si può anche sopravvivere, ma io per esempio non avrei nessuna ambizione di continuare a sopravvivere a qualunque costo. Un festival sarebbe sì, appunto. Non credo che ne valga più la pena. Invece se avesse, mettiamo, il budget insomma, necessario, quali cose vi piacerebbe insomma portare come modifiche al festival, dei progetti magari che sono così nel cassetto da anni a cui discutete ma che non avete mai diciamo realizzato, per... quindi progetti produttivi, sì, non sì. Qualcosa ovviamente ci sarebbe qualcosa che noi dovremmo assolutamente rimettere in gioco. Una delle prime è la comunicazione sulla quale abbiamo sacrificato molto in questi anni, poi qualche dimora sabauda che abbiamo abbandonato in questi anni per ragione proprio di rischio economico. Per esempio c'è il castello di Garessio, che è un meraviglioso sconosciuto castello, che il restauro è finito, si inaugura il prossimo anno e io a tutti i costi vorrei cercare di esserci, perché è un luogo incredibile, meraviglioso, in una valle immensa e deserta dove c'è solo la mole di questo castello e dove quindi certi artisti che noi usiamo con particolare piacere nella nostra programmazione, quelli che fanno per esempio danza, acrobatica, in rapporto con l'infinito, eccetera, quindi penso a Yohann Bourgeois, Gizzo Dubois, potrebbero fare delle creazioni di sito particolarmente importanti. E qui arriviamo allo specifico della domanda. Una delle cose che noi abbiamo diminuito e che erano una caratteristica importantissima del festival, non abbiamo eliminate, ma sono molto ridotte, sono le creazioni di sito. Cioè il chiamare un artista o una compagnia o un gruppo di spettacolo dal vivo, insomma di ricerca nello spettacolo dal vivo, affidare loro uno spazio, un luogo di questi straordinari delle dimore sabaude e proporre loro di inventare qualcosa per quello spazio specifico. Questa è la frontiera più praticata dal teatro europeo ormai da qualche anno. I festival di innovazione che si confrontano, che si misurano in Europa, soprattutto su questo, in questo campo si danno battaglia, perché ovviamente è il modo più innovativo, più stimolante e anche più personale di lavorare. Noi ovviamente abbiamo, e non per merito nostro,
questo straordinario patrimonio che sono le dimore sabaude, che per architetture ma anche per paesaggi, giardini esterni è particolarmente adatto e particolarmente stimolante per questo tipo di lavoro. In passato noi abbiamo avuto per esempio Rick LeConte, che ha fatto la danza acrobatica sulla facciata di Venaria, abbiamo avuto De Corso Nord, che ha fatto quel meraviglioso spettacolo concerto sui materiali concreti del castello di Rivoli, quindi sui mattoni, le ringhiere, i tetti, facendo suonare i materiali. Abbiamo avuto, Daniela Rieu alla Venaria, nei giardini di Venaria, ma insomma molte cose di questo genere. In questi ultimissimi anni, l'anno scorso e quest'anno, abbiamo ridotto al minimo questo tipo di... Ce l'abbiamo, a Rivoli abbiamo Bilicovic, abbiamo il nostro Paolo Moccolic, il balletto dell'Esperia, abbiamo probabilmente per la sua ultima apparizione, almeno io poi mi auguro che in realtà ci sia una resipiscenza per quanto riguarda da parte delle autorità istituzionali, per quanto riguarda il balletto dell'Esperia, che poi nel prossimo futuro una soluzione si trovi, anche perché il balletto dell'Esperia non ha più bisogno di capitali giganteschi per tornare a vivere. Spero che quella vicenda lì trovi una soluzione, ma insomma certamente diciamo il primo balletto delle Esperie è vero che chiude, tra l'altro chiuderà proprio a Rivoli con questa produzione per noi che è una produzione in situ, ma insomma certamente si tratta di piccoli esempi rispetto ai grandi esempi che avevamo negli anni scorsi. L'anno scorso già era un anno di attenzione a questo tipo di investimenti. Noi continuiamo in questa direzione, abbiamo adesso a mezzogiorno abbiamo un incontro con Luda Paiva, che è il nostro artista più amato quest'anno, anche perché è stato premiato dal premio Istrio Teatro alla Corte, proprio come l'artista più strano, innovativo, creativo. E sul prossimo anno intendiamo affidargli una creazione in sito. Ma certamente per marciare in modo visibile e importante in questa direzione, appunto, avremo bisogno di soldi nel cassetto, che vuol dire un'inversione di tendenza rispetto alla tendenza di questi ultimi anni. Un'altra cosa, siccome prima parlava della comunicazione, piacerebbe proprio approfondire questo argomento, nel senso, siccome c'è sempre questo problema di allargare il numero di appassionati, soprattutto tra i giovani anche, interessati al festival, al teatro, perché il teatro continua a essere una cosa quasi di, insomma, per pochi, di nicchia, anche se c'è comunque un pubblico affezionato, cioè gli spettacoli in questi giorni sempre il pienone, la gente insomma, è rimasta soddisfatta e tutto, però sono comunque persone che hanno qualcosa a che fare con questo ambito, che si trovano ad avere piacere del teatro, a trovarsi queste situazioni. Certo. Perché è difficile, allargare il teatro anche a chi apparentemente non ne ha interesse, non gli riguarda? Intanto due premesse. La prima è che il teatro, secondo me, è per definizione di nicchia, proprio per le ragioni che dicevamo prima. Cioè, mentre un concerto di Madonna la gente che riesce a raccogliere e anche l'amplificazione mediatica, televisiva, di comunicazione che può avere, raggiunge milioni, le decine di milioni o le centinaia di milioni di persone, il teatro per forza di cose più di qualche centinaia di persone. Quindi la prima considerazione da fare è quella. La seconda considerazione è che non è vero nel caso nostro che per esempio sono sempre più o meno le stesse persone e quelle che fanno parte dell'universo del teatro che vanno a teatro. Io sono certo di una conquista fatta da Teatro a Corte, prima ancora da Teatro Europeo in questi anni, e cioè quella che Teatro a Corte è uno dei pochi festival italiani
chi ha davvero un pubblico extra menia, non so come dire, al di fuori delle, della cerchia di noi, che insomma il teatro lo amiamo, cioè, io ho visto venire a teatro le famiglie, i nonni con i nipotini, le mamme con i figli, gli amanti clandestini, le cose, insomma, a seconda delle situazioni, degli spettacoli, eccetera. Poi certamente ci sono spettacoli più di nicchie, spettacoli più di audience, insomma, questo è inevitabile, succede dappertutto. Però è certo che noi abbiamo un pubblico che poi ogni tanto si manifesta in maniera anche inconsulta, incontrollata. So, per esempio Blanca Lee, noi l'abbiamo invitata per una giornata, sempre per motivi economici, perché comunque poi il costo dello spettacolo non può essere assolutamente ripagato dagli incassi, eccetera. Ma forse, anche dicendo, è meglio avere il teatro pieno una volta che non, ma dato che avevamo il teatro strapieno con la gente seduta sui gradini, ci siamo detti, beh, effettivamente avremmo dovuto tenerlo due giorni, per esempio, quindi non erano sicuramente soltanto appassionati di danza, di quella particolare danza, non i nostri amici, non i critici, non i giornalisti, c'erano ovviamente anche loro, ma insomma c'erano almeno 200 persone in più che non so chi fosse, ma mi fa molto piacere che siano venuti a teatro. Come si fa a raggiungere il pubblico? Questa è una domanda che ci facciamo tutti i giorni, non tanto anche per il festival, ma soprattutto per la stagione che gestiamo a Teatro Aster. E anche lì io sono convinto che, per esempio, nell'ambito del territorio torinese, l'apertura che noi abbiamo fatto del Teatro Astra, il Teatro Astra era aperto anche prima, ma era affidato al Teatro Stabile, che non lo usava quotidianamente, lo teneva come riserva, non so come dire, per le prove, per gli spettacoli particolari, Ronconi, Castri, eccetera. Si apriva il Teatro Astra la settimana al massimo per le repliche dello spettacolo, senza manco aprire il bar, per dire, quindi senza nessuna ambizione di farne un luogo di socializzazione vero, eccetera. E poi si richiudeva e basta. Quindi non aveva un pubblico intorno al teatro, non so come dire, non voglio dire soltanto di quartiere, ma proprio intorno al teatro, con l'attenzione rivolta a quel teatro. Era il pubblico del teatro, parte del pubblico del Teatro Stabile, che si dislocava all'Astra per particolari eventi. Noi lo abbiamo aperto, siamo passati da 750 abbonati del primo anno ai 1050 circa del secondo anno e ai 1500 circa di quest'anno. Allora, è evidente che in questa scelta di abbonarsi e nel vedere il pubblico che aumenta, hai sicuramente la certezza che hai raggiunto un pubblico di quartiere o comunque, come dire, specificamente interessato all'attività che si svolge in quel teatro. Ci viene, che ci torna, che lo ama, che poi certe volte non lo ama, magari lo critica, riceviamo anche qualche letteraccia, alla quale rispondiamo sempre, e quindi questa è comunque dialettica normale della vita di un teatro, che ti fa però capire che il teatro è un problema sentito, quando non piace si incazza, scusate, si imbufaliscono. Aspetta, no, un'ultima cosa, come raggiungerlo? Noi cerchiamo di raggiungerlo, ovviamente gli strumenti della rete sono quelli più economici e quindi più praticati, noi li pratichiamo anche bene, bravissimo collaboratore per questo tipo di lavoro, cerchiamo anche di seguirlo quotidianamente, quindi di aggiornarlo, eccetera. Poi ci sono tutti gli altri strumenti normali, quindi la pubblicità sui giornali, la pubblicità per strada, le forme di, appunto, di intervento mediatico. Tutte queste costano di più e quindi ovviamente soffrono dei problemi di cui ci ha parlato. Che avevo
Riguardo anche questa piccola, diciamo, attività che stiamo facendo noi, così un po' improvvisata, che opinione ha? Nel senso, ma è bellissima, che... figuratevi, ce ne fosse una al giorno. Ho visto tantissimi ragazzi comunque fare riprese. Certamente, no, succede all'università, succede persino in qualche liceo. Insomma, questo tipo di attività si sta radicando, si sta diffondendo ed è molto importante, intanto perché voi siete il pubblico del futuro, insomma, noi abbiamo un grande avvenire davanti a noi, ma soprattutto dietro di noi, insomma, mentre voi ce l'avete tutto davanti a voi, quindi è importantissimo che ci siano dei giovani che si occupano di far capire che cos'è il teatro. Cioè, purtroppo il teatro è ormai da anni al di fuori dell'interesse sociale generale. Un tempo era al centro della vita sociale italiana, in certi paesi è ancora al centro della vita sociale, sicuramente in Italia no. Lo si sente anche dai commenti degli spettatori quando vengono a teatro, addirittura a vedere, che ne so, dei classici. Ormai la conoscenza che si ha dei classici nella media cultura italiana, quando dico media dico anche quella di un laureato italiano, è devastante, cioè non fa più parte delle conoscenze necessarie per svolgere una vita culturalmente adeguata alle esigenze del tempo. Per cui effettivamente talvolta abbiamo l'impressione di vivere in una ridotta, un po' indifesa, insomma, no? Non voglio proprio dire come quei giapponesi trovati negli anni '80 ancora nella giungla, che pensavano che l'imperatore dovesse ancora vincere la seconda guerra mondiale, ma però qualcosa del genere. Per cui il fatto di vedere, no, per esempio c'è un altro aspetto confortante, cioè, io ho lanciato un bando per trovare una decina di ragazzi per far finire un laboratorio sul verso, sulla recitazione in versi, pensavo di avere qualche decina, e insomma ho avuto 180 risposte di ragazzi anche preparatissimi, allenati a recitare, che venivano dalle migliori scuole italiane, disposti ad avere una paga, il minimo di paga, insomma, quello che potevamo permetterci. Quindi vuol dire che tutto sommato lo spettacolo dal vivo conserva questo irrinunciabile privilegio che ha, che essendo dal vivo può essere fatto soltanto da persone in carne ed ossa che si mettono in gioco e recitano davanti a degli altri la finzione di essere qualcun altro. Questo gioco, magari un po' perverso, ma sicuramente bellissimo, piace evidentemente ai giovani. Quindi iniziative come questa sono assolutamente bellissime, anzi, incontriamoci spesso. Io invece volevo chiedere... con la fatica consentita dal mio busto. Un altro tipo di domanda sul abbiamo appena passato l'inizio del festival, ci addentriamo alla seconda settimana, quindi stiamo per varcare la soglia della metà e inevitabilmente si cominciano già a fare i conti per, in genere, per quello che sarà il prossimo anno, no? Le proiezioni per il prossimo anno, c'è già qualcosa di... Sì. Dicevo prima che stiamo per incontrarci con un artista al quale vogliamo chiedere una creazione in situ. Sappiamo quale sarà il paese che il prossimo anno sarà invitato alla vetrina, quest'anno è la volta dell'Inghilterra, del Regno Unito, per mille motivi che erano tanto di scelte, insomma le vetrine nascono così, nascono da rapporti che instauriamo negli anni con centri di spettacolo dal vivo vari paesi europei, e quando in un paese si creano particolari condizioni di amicizia, di dialogo, di scambio, di esperienze, eccetera, con loro diciamo, ma perché non organizziamo una vetrina di spettacoli del vostro paese? Sapete che poi noi non siamo né un festival di danza, né un festival di, che so, di figura, né un festival di circo, siamo tutto, cioè tutto quello che è strano, innovativo, curioso, che mette insieme le varie forme, ci piace, cerchiamo di presentarlo e di
però poco conta. Quindi sappiamo già, per esempio, sulla base proprio di queste cose, di queste affinità che si sono maturate negli ultimi anni, sappiamo che sarà un piccolo paese europeo, quello della vetrina del prossimo anno, cioè posso dire, l'anticipazione si può fare, saranno i Paesi Bassi, l'Olanda. Sappiamo che due spettacoli particolarmente importanti, uno russo e uno francese, ci interessano molto e abbiamo cominciato a chiedere loro di prepararsi a venire da noi e anche di ridurre abbondantemente il costo della loro presenza tra noi, e quindi insomma c'è già buona parte di quella che sarà la programmazione 2013. C'è qualche dubbio sulla data, nel senso che per una serie di circostanze il festival prima, la prima edizione 2007 di Teatro a Corte è stata a settembre, quella del festival precedente che insomma poi è sfociato in Teatro a Corte che si chiamava Teatro Europeo era in giugno, poi per varie ragioni di concomitanza col Festival delle Colline, con altre manifestazioni torinesi, eccetera, abbiamo concordato con la città di farlo a luglio. Da qualche anno i nostri operatori francesi, in particolare l'ufficio stampa, ci dice con sempre maggiore ansia e insistenza che noi siamo esattamente sempre nelle date di Avignone, e questo ovviamente per la presenza del stampa degli operatori francesi è un danno. Allora abbiamo qualche dubbio se spostarlo di una settimana o in avanti o indietro, però a parte quello, grosso modo la data sarà quella dell'estate 2013. Io le volevo fare una domanda un po' più personale. Beh, non troppo. Sarei disposto a tutto. Tante edizioni di Teatro a Corte, ma per lei personalmente sono sempre uguali oppure c'è un'edizione più bella dell'altra? Le sensazioni che ha, se cambiano? È una domanda molto difficile. Allora, se io penso, sto guardando anche i manifesti delle edizioni, mi vengono in mente soprattutto degli spettacoli e delle avventure bellissime anche legate appunto a settimane di festival, eccetera. Poi ogni volta il festival che vivo mi sembra particolarmente bello, mi sembra particolarmente riuscito, mi sembra particolarmente giusto, e quello di quest'anno mi sta dando questa impressione, probabilmente sono anche particolarmente vanitoso e quindi vivo la vanità così come si manifesta ogni giorno, però ma devo dire che per esempio se penso al festival 2010 ho dei ricordi bellissimi, per esempio quello di Blanca Lì che ad Agliedo con un uragano che ha devastato le scene, le luci eccetera, a un certo punto ed era lo spettacolo più importante del festival, il più difficile dal punto di vista organizzativo oltre che il più costoso, quindi noi eravamo nella più cupa depressione e lei a un certo punto ha accettato di trasformarlo sull'erba, danzando sull'erba, quindi non scegliendo, recuperando un po' di attrezzeria che si poteva, e ha danzato sull'erba, che tra l'altro era zuppa di pioggia, e quindi, ed è stato uno spettacolo a parte unico, e questo mi piace particolarmente, così come prima parlavo delle creazioni site specifiche in situ, che hanno quella caratteristica lì, di nascere lì e di morire in quel luogo in qualche modo, perché trasportate da un'altra parte sarebbero comunque un'altra cosa, insomma. Quella fu la creazione in situ più riuscita e più irripetibile che si possa immaginare, evidentemente. Infatti Blanca lì quest'anno lo ricordava, diceva mi piacerebbe, fate piovere, ritorno, diceva come ti rifai, certo, va bene, cercheremo di fare quello, insomma. Poi ricordavo prima lo spettacolo per esempio di Decorso Nord, nato intorno a Rivoli, si intitolava, nato per Rivoli,
nel 2008, mi sembra, proprio in una ricchissima edizione che ricordavo prima, che ha visto una compagnia geniale e numerosissima stare 15 giorni a Rivoli a provare questo spettacolo, che era insieme a uno spettacolo di acrobatica e di musica, e quindi tutta quella è stata un'avventura anche di partecipazione emotiva, insomma, empatica proprio con la creazione, molto importante, e così via, insomma. Ecco, ci sono momenti più che un festival compatto mi fanno nascere delle nostalgie, delle così, ma forse non c'è un'edizione preferita, anche a rivedere le cose, è un bel festival, insomma. Ma il fatto di avere appunto, come dire, la regione Piemonte, lo Stato, tutto, che in un certo senso voltano le spalle a questo tipo di manifestazioni, non le fa mai perdere la voglia di, del suo lavoro, del, ogni giorno ogni giorno dico, ma insomma, ma basta, lo dico anche con i miei collaboratori. Poi insomma ci sono sempre delle ragioni per le quali vale la pena continuare. Poi subito dopo telefona un artista da Anversa e dice, ma allora quella cosa lì la facciamo o non la facciamo? No, la dobbiamo fare. Insomma, c'è poi la ragione del lavoro che fa dire. Poi devo anche dire una cosa: il Ministero e la Regione Piemonte non posso dire che abbiano voltato le spalle al festival, anzi, in qualche modo devo dire che nel disastro generale hanno capito che valeva la pena di salvare il festival. Anche il Ministero, con particolare fervore a un certo punto, perché si è passato da 1.250.000 euro, ma certamente ha continuato a considerare il festival come uno dei festival importanti italiani che bisogna continuare a difendere. Il problema è che questo paese ha voltato le spalle sicuramente all'investimento culturale, allo spettacolo dal vivo. Cioè, per restare al nostro territorio, se penso che nel decennio passato questo territorio e questa nazione e questo Stato hanno trovato le risorse per un'impresa che sembrava folle come la Venaria Reale, il recupero e il restauro della Venaria Reale, che ha comportato di oltre 600 milioni di euro di investimento per il recupero, il restauro e la riapertura della Venaria Reale. E oggi non voglio dire che si sta chiedendo se vale la pena di salvare, di continuare a mantenere aperta la Venaria Reale, ma insomma certamente ha problemi in questo tipo di attività, di settori, si parla di chiusura di musei, di accorpamento di cose, eccetera, insomma doloroso. Magari per finire un po' più un'allegria, lei cosa pensa del teatro, ma dell'arte, tutti i tipi di, appunto, di arte, manifestazioni culturali che ci sono, che messaggio devono dare soprattutto ai torinesi, agli italiani in generale? Nel senso, non bisogna perdere, diciamo, di vista l'importanza di queste manifestazioni, perché comunque... C'è dubbio, ma che messaggio devono dare non lo so. Ciascuna manifestazione, ciascuno spettacolo, ciascun artista dal messaggio che è più connaturato alla propria sensibilità, alla propria storia, alla propria anche, come dire, tecnica poetica, compositiva, insomma. Dopodiché, secondo me, l'attività dello spettacolo dal vivo, ma qui è l'oste che dice che il migliore, è irrinunciabile nella nostra società. Tant'è vero che continua ad esistere nonostante le botte da Orbi che ha preso, proprio perché c'è questa, rispetto alla, non so come dire, proprio alla
incapacità democratica di tutti gli altri mezzi di espressione artistica, perché insomma sono tutti molto più facilmente manipolabili, compresa la rete paradossalmente, che sembra il massimo della libertà che abbiamo acquisito, ma una manipolazione che è possibile attraverso la rete, la vediamo poi ogni giorno, no? Attraverso gli scandali che arrivano, quanto è facile condizionare anche il popolo del web. Lo spettacolo dal vivo sicuramente è l'universo più difficile da raggiungere e da poter condizionare. Lo si può umiliare, lo si può confinare in un ghetto, tutte cose che sono state fatte, lo si può mettere fuori dalla porta, si può rendere difficile l'accesso, il problema del quale parlavamo prima, non c'è dubbio che ci sarà sempre qualcuno che si mette su un tavolo e recita un monologo, e quindi questo è sicuramente un privilegio importantissimo.